La vita può mettere a dura prova, ma a volte riesce a sorprendere, e, anche quando le speranze sembrano azzerate, si verifica qualcosa che somiglia a un miracolo. La storia della piccola Susie Bea Patrick è un esempio, e non a caso, è balzata agli onori della cronaca come un vero miracolo di Natale. È nata prematura. Ad appena 22 settimane e 4 giorni in gravidanza, il che significa con un anticipo di ben 4 mesi rispetto ai tempi previsti. Susie Bea è venuta al mondo troppo presto, con un'aspettativa di vita quasi nulla. Ne erano convinti i medici, che hanno quindi dovuto comunicare ai neogenitori, lei e Jodie e Patrick, la notizia che nessuno vorrebbe sentire in un momento di gioia assoluta come quello dell'arrivo di un figlio. La bambina non ha alcuna speranza di vita, avevano detto i dottori. E dovevano essere pronti al peggio perché anche se fosse miracolosamente sopravvissuta, la piccola avrebbe avuto una qualità di vita pari a un vegetale. Punto ci hanno detto che non avrebbe respirato a lungo, di prepararci a vederla già morta, ma quando è venuta al mondo, e ha dato un piccolo gemito ai medici, hanno iniziato subito a lavorarci e giorno dopo giorno anche loro si sono ricreduti, ha raccontato il papà della piccola, lei Patrick, che vive con la moglie Jodie a Birkenhead, nei pressi di Liverpool, in Gran Bretagna. Susie Bea pesava appena 480 grammi e aveva le dimensioni di una tavoletta di cioccolata quando è nata. Ma come detto, nessuno si è arreso. La coppia ha vissuto un periodo molto difficile. Insieme hanno vissuto per mesi in una casa famiglia vicino all'ospedale a Rove Park di Wirral, nel Merseyside, mentre la loro bambina lottava ogni giorno per sopravvivere, e, a distanza di 5 mesi dalla nascita, è arrivata finalmente la bella notizia. Punto perché Bea si è dimostrata di gran lunga più forte dei pronostici. Ha lottato come una piccola leonessa e dopo 5 mesi trascorsi nell'unità neonatale dell'ospedale in cui è venuta al mondo, è arrivata la notizia più bella per la famiglia Patrick. La bambina è in perfetta forma e ha potuto finalmente tornare a casa insieme alla mamma e al papà. E in tempo per trascorrere tutti insieme il Natale.